Questa è un po' una storia particolare da raccontare. Avevo appena terminato la seconda media e d'estate i professori ci davano dei testi per studiare durante le vacanze. Ce n'era uno in inglese dove c'era una domanda che diceva: che cos'è un pet? Cerca di spiegarlo in inglese. Pet in inglese significa animale domestico, quindi pensi a gattini, cani, criceti, ma non potevo minimamente immaginare che pet potesse significare anche altro. Ovvero, acronomicamente parlando, pet significava anche Personal Electronic Transactor, ovvero il nome che scelse Commodore per darlo al suo primo computer. Ma facciamo ancora un piccolo passo indietro nel tempo, quando Commodore era famosa per aver prodotto le sue bellissime macchine da scrivere, questa con lo biscottone poi, e per non parlare delle calcolatrici meccaniche e elettroniche, grazie anche alla Texas Instruments. Commodore si stava evolvendo in modo molto veloce e arrivando nel 1977 ci fu la svolta, il passo grande. Jack Tranniel nel 1976 aveva già acquistato la MOS Technologies, questo per poter produrre un nuovo chip, il MOS 6502, che sarebbe servito per produrre intorno ad esso il nuovo computer. Chuck Pagdol, ingegnere della MOS Technologies e padre del MOS 6502, cominciò a realizzare quello che sarà il progetto PET, ovvero una riproduzione statica in legno del nuovo computer che creerà da lì a poco la Commodore, che qui possiamo vedere con la stampante purtroppo mai realizzata. Viene quindi presentato in pompa magna nel gennaio 1977 il PET 2001, in questa versione Blue PET, ovvero la primissima serie di questo fortunatissimo computer. Ma prima di andare avanti con questa storia, è bene ricordare una cosa molto importante. Fu presentato l'Apple II e anche il Radio Shack TRS-80. Questi due computer, insieme a Commodore PET 2001, formarono la famosa Trinity, ovvero le prime tre macchine prodotte nella storia dei computer. Il PET 2001, però, aveva una marcia in più. Ma vediamo prima, però, le caratteristiche tecniche di questa macchina. Il processore, come già detto, che era il MOS 6502, e la tastiera denominata Chiclet, che aveva ben 73 tasti. Un monitor integrato da 9 pollici di produzione Sony, che poteva essere sia a fosfori bianchi sia a fosfori verdi per le successive produzioni. Integrato era anche il lettore di cassette, ebbene sì, il famoso C2N, che inizialmente era un Precor ribattezzato col brand Commodore. Ma veniamo alla sostanza, la RAM disponibile era di 4 e 8K RAM, espandibile fino a 16 e 32K, ma quanto era bello vederlo aperto per ispezionare la scheda. Avete capito perché il PET aveva una marcia in più rispetto alla concorrenza? Perché questo era un vero e proprio all-in-one. Computer, tastiera, registratore e monitor, tutto raggruppato in un unico case. Un vero e proprio vantaggio rispetto alle altre macchine prodotte, dove in Apple e in Radio Shack questi accessori dovevi prenderli a parte. Ma veniamo ora a un piccolo inciampo che c'è in questa storia, ovvero quando Commodore dovette abbandonare l'acronimo PET per definire la propria serie CBM, a causa di un deposito di marchio già esistente, per colpa di questo coso chiamato Maestro, ovvero uno dei primi ambienti integrati per lo sviluppo del software. La casa in questione era la Softlab Munich, che utilizzava un sistema Philips X1150. E ora guardate bene come si chiamava questa GGV: Program Anti-Glux Terminal System, ovvero acronimo di PET. Quindi Commodore dovette abbandonare la sigla PET, ribattezzandola CBM, ovvero Commodore Business Machine. Il PET ebbe una larga diffusione, lo trovavamo dovunque, nelle scuole, nelle aziende, negli uffici. E questo indusse Commodore a produrre sempre modelli più performanti. E quindi videro la luce la serie 3000, la serie 4000, la serie 8000, il micro mainframe, ovvero il celeberrimo e famosissimo e rarissimo Super PET.
per poi passare a quel capolavoro di design che è l'8032 SK, erroneamente definito Porsche Design, la serie CBM2 con l'8296, la serie 500, 600, 700, dove all'interno potevamo trovare addirittura un SID. Ma non ve l'ho ancora detto, i PET hanno un cicalino come suono e il 2001 è silenzioso. E mentre Jack Tramiel si gode il meritato successo grazie a queste macchine, progettando il Commodore VIC-20 e il Commodore 64, la serie PET troverà la fine della produzione nel 1984. Una piccola curiosità, sapevate che alcuni case furono riciclati da Mamma Commodore per produrre l'Educator 64, un computer realizzato per le scuole, dove all'interno c'era una motherboard del Commodore 64, ma niente SID e fosfori verdi, qui si studia, non si gioca! Questa storia si conclude qui, la serie PET, uno dei più grandi successi di Mamma Commodore. Ma aspettate un attimo, non ve ne andate via subito. Vorrei un attimino introdurvi il C2N. Ricordate il prototipo in legno del primo PET? Troviamo installato un Sanyo M1540A. Eh sì, avete capito bene, è un registratore Sanyo, dove Commodore, oltre che rebrandizzarlo, lo dovette segare, sì, avete capito bene, segare per adattarlo alla scocca del PET 2001. Come vedete, togliendo altoparlanti e tutti quei particolari per ascoltare la musica. Successivamente venne scelto un altro modello, ovvero il Precor C1800R. Questo è il dataset che possiamo trovare più facilmente nei vecchi e primissimi PET 2001. Anche questo, come vedete, spolpato, smembrato e ancora una volta segato, oltre che rebrandizzato. Il taglio era grossolano, impreciso, non c'era niente di industrializzato, dove questo espediente serviva esclusivamente per poter alloggiar bene questo registratore all'interno del Blue PET. Finalmente arriva lo standard Commodore, ovvero il C2N, realizzato e prodotto dalla Commodore, ed è questo il registratore più diffuso all'interno del PET 2001, che sarà venduto anche singolarmente. Qui la storia dovrebbe ancora andare avanti, il VIC-20 ha il suo dataset e il C2N diventa bianco con counter, poi diventerà il C2N 1530, ma questa è un'altra storia e avremo modo di parlarne magari più avanti. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, lascia un commento e iscriviti al canale. Ciao e alla prossima! Integrati per lo sviluppo del software. La casa in questione era la Softlab Munich, che utilizzava un sistema Philips X1150. E ora guardate come si chiamava l'estraggio V. Program Edit Lux Terminal System Steam, che cazzo. La serie CBM2 con l'8296, la serie 500, 600, 700, dove potevamo trovare le successive produzioni. Integrato era anche il dataset, il famoso C2N, dove nella prima versione era un Precor Una piccola curiosità, sapevate che alcuni case dei PET sono stati riciclati da Mamma Commodore per realizzare l'Educator 64, ovvero un computer nato per le scuole, dove fosfori verdi la facevano da padrone, queste notifiche, porca ma... Una piccola curiosità, sapevate che Mamma Commodore ha riciclato alcuni... Dio Cristo, madonna di vero... Vi ricordate il prototipo legno del primo PET in legno, fatto in legno perché era in legno e porca legno. La foto successiva, proprio non c'è un taglio preciso,
Era proprio fatto in questo modo per poterlo adattare alla scocca del petto, per poterlo incastrare bene all'interno della maiala della tua mamma, quella zoccola matangola.